Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video. Come anticipato tanto tempo fa, ma proprio tanto tanto tempo fa, avrei cominciato a fare gli aggiornamenti del mio portafoglio su base trimestrale, perché farlo su base mensile mi sembra un pochettino, insomma, una perdita di tempo. Mi piace più fare, andare a maturare il portafoglio un po' più a lungo, andare a vedere come si comportano le azioni. Già 3 mesi è un breve periodo, non è un lungo periodo, figuriamoci mensilmente. Per cui ho preso questa decisione, adesso vediamo da gennaio a marzo come è andato il mio portafoglio. Ovviamente volevo ricordare che da gennaio a marzo, dato il fatto che sono andato poi a rimpatriare, non è che ci abbia messo tutti sti soldini su, però, no, ma dai, l'interesse composto, spero, speriamo, vero? Tutti quanti insieme, speriamo che abbia fatto il suo corso. Ovviamente, come sempre, è duopo ricordare che questi non sono consigli finanziari, ma sono semplicemente i miei investimenti. Prima di andare a diving in, di andare a buttarci a pesce morto nel mio portafoglio, sigla. Ormai sono diventato un musicista in provetta, provetto. Beh, prima di cominciare, come ben sempre, volevo ricordarti che in qualunque momento della tua vita potresti andare a seguirmi su questo canale, cliccando la campanella delle notifiche e iscrivendoti al canale se non vuoi perderti nessun video successivo, e lasciando un bel tasto mi piace, no, pigiando sul tasto mi piace se i contenuti sono di tuo gradimento. Pubblico ogni martedì e ogni venerdì un video nuovo. Da aprile ricomincio a pubblicare gli articoli su www.risparmioinvesto.com e mi segui anche su Instagram, io underscore risparmio. Andiamo a vedere come è cambiato questo portafoglio in questi 3 mesi. Sinceramente, ha fatto poche variazioni, anzi no, guarda, la torta è cambiata completamente. Praticamente tutta la liquidità che avevo come conto di emergenza, ovviamente è stata utilizzata per questo enorme passaggio, questo enorme passo da gigante praticamente di rimpatrio, per cui il viaggio, l'acquisto dei mobili, tutte le pratiche, insomma, ragazzi. Poi ci faccio un video sulle differenze che ho trovato in questo passaggio gigante, però se vi ricordate, la fetta di investimenti e la fetta di piano di accumulo per il fondo di emergenza erano completamente diversi. Come si può vedere, c'è quasi il 90% investito. Ma questo non perché ci abbia messo più soldi, come ho detto prima, ma più che altro perché ho eliminato un po' di soldini, parecchi, dal mio conto d'emergenza. Diciamo che in questa fase sono partiti più o meno 4.000 euro buoni, 4.500, adesso ho perso il conto. E ho messo qualcosina, ma proprio poco poco, nel conto di investimenti. Andiamo subito a vedere un po' tutta questa situazione. E questo ha portato a questa torta a cambiare molto. Ovviamente cercherò di rimpolpare il fondo di emergenza perché in questa condizione pandemica non si sa mai come vada a finire. Per cui siamo passati a un 11% di fondo di emergenza e quasi un 89% di investimenti. Questi investimenti dove sono? Ovviamente, al momento sono tutti su Trading 212, ma vi ricordo che molto probabilmente partirò ad investire anche su un altro broker che è XTB. Ci ho fatto un video introduttivo, ho iniziato la collaborazione con loro, per cui comincerò anche a mettere qualche soldino lì. Come si è comportato il portafoglio in questi 3 mesi di mia assenza quasi totale? Allora, andiamo a vedere come si è andato a comporre completamente. Vi ricordo che io ho un pack per mio figlio, anche questo è stato bloccato momentaneamente, dove ci sono 340 euro. Questo pack è in questo caso spostato su DeGiro. Voglio che vada un po' al di fuori del mio controllo, perché metto i soldi di lì una volta al mese, anche lì senza commissioni, comunque ce ne sono poche, però voglio che sia una cosa gestita in maniera completamente separata da quello che è il mio portafoglio personale, perché quello è un po' più, diciamo, particolare, è un po' più per il bambino, cioè non c'entra niente con quello che è il mio piano di investimenti. Per cui c'è questo 3% che però in ambito totale voglio comunque andare a farvi vedere. Non ho cash, ho 12 euro diciamo di cash, per cui ce li ho messi l'altro giorno, non posso neanche considerarli. Nel mio portafoglio azionario c'è circa il 40% dei miei fondi, nel portafoglio REITs il 46% e nel portafoglio ETF l'11%. Quali sono le novità che andrò a portare, le variazioni che andrò a portare successivamente dal mese di aprile-maggio? Il portafoglio ETF, che è attualmente composto da 4 ETF,
vorrei rimodularlo e andare a spostare da 4 a 2, lasciare solo il momentum, che diciamo è quello che mi preme un po' di più, e poi l'S&P 500, che è quello che mi dà un po' più di diciamo sicurezza, se così si può dire, per un portafoglio a lungo termine. Per cui momentum, S&P 500, gli altri due ETF li voglio andare a ridurre, sono trend. E ci ho pensato a lungo e ho pensato che, siccome già io diciamo speculo andando a fare stock picking, andare a fare anche ETF picking non mi sembrava un po' molto intelligente, considerato anche il fatto, e questo come sempre devo sempre andare a puntualizzarlo, che io ho una certa età e per cui, pur volendo fare un capital gain ampio nel lungo termine, voglio comunque che la volatilità del portafoglio vada ad essere in certi parametri che sono favorevoli a me. E gli altri due ETF, che sono quelli sul clean energy e l'altro sulle auto elettriche, per quindi tutto quello che è la tecnologia delle auto senza driver ed elettriche, voglio andare un po' a ridurle fino ad eliminarle completamente. Ovviamente questo portafoglio al momento è all'11%, rimarrà all'11%, però invece di 4 posizioni saranno 2. Questa è la prima variazione. Come è andato questo portafoglio lo andiamo a vedere alla fine insieme agli altri portafogli. Adesso faccio un attimino un po' una cosa generale di tutto quello che sono i miei investimenti. Poi vediamo il portafoglio azionario, ovviamente questo è al 40%, e qui possiamo vedere come è andato a definirsi. È andato a, diciamo, a passare da un valore di 4.388 euro versati con un capital gain di 5.083, con un capital gain che ha portato il portafoglio a 5.083 euro, che è un 13,67%, però qui non sono inclusi i dividendi. Poi il rendimento totale reale lo andiamo a vedere su TradingView 1.2. Abbiamo il portafoglio REITs, che da 5.062 è passato a 5.934, quasi un 15% di profit loss in più. Il PAC del figlio neanche si può considerare. E invece questo portafoglio ETF ha fatto un più 12,94%. Se vi ricordate, chi mi segue, fine anno era a un 20% di rendimento, cioè non è che adesso mi faccia schifo, però questo portafoglio, appunto per quei due ETF, ha avuto una volatilità maggiore e vorrei evitare questa cosa. Andiamo a vedere un'altra cosa molto interessante: come si è andato ad aprire il trimestre, per cui adesso ho cambiato un attimino qui il mio prospetto Excel. Il trimestre si è aperto con 10.849,96 euro, che era quello che era il mio portafoglio, incluso il capital gain, alla chiusura dell'anno del 2020, con un profit loss totale del 9,2% di fine anno. Per cui al primo trimestre avevo questi fondi, ho versato 711 euro nell'arco dei 3 mesi, poca roba rispetto ai 700 euro mensili che più o meno andavo a versare in tutti i miei diciamo portafogli. Ho chiuso con 12.764 euro, inclusi i 12 euro che sono cash, e ho maturato 63 euro di dividendi, punto 42, nei 3 mesi, per cui più o meno 20 euro di dividendi mensili, con un profit loss di 1.767 euro e un profit loss esclusi dividendi di 13,85%, per cui in questi 3 mesi ho fatto un più 4,65% rispetto all'inizio. Volevo ricordare che il mio obiettivo del lungo termine è di fare una mediana di 1,2-1,5% di capital gain mensile di CAGR, e ci sono, perché praticamente dovrebbe essere un 4,5% e sono 4,65%, sono leggermente al di sopra delle mie aspettative, però diciamo sono lì. Il mio portafoglio mi sta dando quello per cui è stato pianificato. Andiamo a vedere in questi 3 mesi come si sono andate a chiudere le migliori e le peggiori azioni. Le migliori, Fiverr continua a essere al top, anche se ha perso tantissimo, quasi un più 45%. Bank of Nova Scotia quasi un 39% di capital gain, Logitech un 36,44%, e la Caterpillar, che me la piavano tutti per il fondello, perché era sopravvalutata, perché non era una growth, mi ha fatto un più 33% da quando l'ho inserita in portafoglio. Le worst: LSE, che era quella più sopravvalutata degli tre stock exchange che ho aggiunto al portafoglio, mi è scesa un meno 17% praticamente. Walmart meno 3,31%, AMD meno 2,73%, e l'ETF sulla Cina un 1,31%, per cui non è in territorio negativo, però comunque non mi sta dando quella spinta di cui avevo bisogno. Però sono contento uguale. Adesso andiamo a vedere un attimino in termini di portafoglio cosa è cambiato, perché ho aggiunto un'azienda solamente in questi 3 mesi, piccolissima posizione,
potete immaginare che andrà a far parte del portafoglio di REITs, perché come sapete sto andando a spostare il più possibile i miei asset da azionario ETF a REITs per arrivare a un totale di più o meno il 70% investiti in REITs, anche più. So che molti di voi non sono d'accordo, però io sono una tipologia di investitore, ognuno è diverso a modo suo. Andiamo su Trading 212. Ed eccoci qui su Trading 212, qui vediamo quello di cui parlavo prima, il capitale investito, il profitto, che include sia la parte liquida che i dividendi, che nel mio portafoglio Excel non sono inclusi perché sono talmente pochi che neanche li considero. A questo momento il mio portafoglio totale, per cui i tre portafogli escluso il piano di accumulo del mio figlio, mi stanno dando un più 16,09%. Questo vuol dire che rispetto al 13% di cui parlavo prima del foglio Excel, sto avendo più dell'1,5% che mi aspettavo, ma quasi un 2%, 2,2% mensile, di cui sono contentissimo. Perché non includo i dividendi? Perché il cash flow per me sarà un qualcosa sul lungo termine. Fra 20 anni potrò andare a dire i dividendi sono andati a influire sul mio profitto, sul mio profit loss. Adesso con 20 euro di dividendi mensili è una presa in giro, cioè, non ha senso. Per me è una cosa stupidissima. Poi ognuno fa a modo suo. Allora, stock portfolio, DCA, quasi un 16%, inclusi i dividendi, un 15,58%. Le proprietà, Bank of Nova Scotia è la mia proprietà più alta, Starbucks è al secondo posto, e poi possiamo vedere che l'ETF sulla Cina è quello che dovrebbe stare al terzo posto, e così via. Questo significa che molte aziende ancora non sono arrivate al loro target di cui mi sono prefissato. Questo dovrebbe essere un 7%, Pepsi dovrebbe scendere un pochettino. Alcune di queste hanno guadagnato, altre hanno perso in questo lungo percorso, e per cui ovviamente le percentuali sono variate. Nel portafoglio DCA per quanto riguarda l'azionario, ovviamente, come dicevo prima, c'è Bank of Nova Scotia, ma anche Starbucks è quasi un 24% abbondante, Target è quasi un 28%, Fiverr, come dicevo prima, è quasi un 45%, Logitech, lo dicevo prima, Microsoft, l'amore della mia vita, un più 12%, Johnson & Johnson un più 11%, Caterpillar, lo dicevamo prima, Main Street Capital, una BDC, e questa è un'altra anticipazione che vado a fare. Alcune aziende spariranno da questo portafoglio per fare più spazio a BDC con i loro dividendi, sempre per ricordare la questione del cash flow. E poi via via Nasdaq, l'altro stock exchange, sta andando alla grande. Intercontinental Exchange, diciamo, sta dando i suoi profitti, non sono eccezionali ma va benissimo. Google, non mi ci si possono lamentare. I miei trenini vanno alla grande. E City of London Investment, quella, se vi ricordate, ho fatto anche un'analisi, vi lascerò magari la scheda da qualche parte, un più 22% da quando l'ho comprata. Portafoglio REITs, andiamo un attimino a vederlo. Realty Income, che diciamo è la parte principale insieme all'ETC, stanno crescendo, ha avuto un periodo ballerino molto lateralizzante, sembra che si sia ripreso, almeno in questo periodo sembra sia così, un più 8%, LCT Properties un più 19%, IPR un più 22%, Store Capital un più 15,96%, AVB un più 23%, National Retail Properties NNN un più 21%. I REITs mi stanno dando delle grandissime soddisfazioni in termini di capital gain, in termini di dividendi, in termini di prospettive che mi sto dando per il lungo periodo. Sono veramente molto contento. Dall'altro, in questo portafoglio dividendi c'è da ricordare che Apple Hospitality REIT ha riannunciato il dividendo, per cui sono contentissimo anche di questo. E in questo aerogramma non sono presenti altri due REIT che non sono diciamo delle azioni frazionabili su Trading 212, perché sono dell'AIM inglese, e vi faccio vedere come stanno andando. Una è Target Healthcare con un più 4,60%, e l'altro è Supermarket Income REIT, che mi sta dando un più 6,64%. Anche qui sono contentissimo. Il portafoglio ETF, lo vediamo subito, qui quasi un 15%, 14,77%, con il momentum che ha avuto la sua bella botta proprio per il calo del tecnologico. Questo ovviamente mi sembra logico, col calo del tecnologico, Tesla e tutto quello che ne è conseguito, questo portafoglio è andato a perdere. Comunque un 5% che male non fa, un più 15% me lo sta facendo il Vanguard S&P 500, il Global Clean Energy un più 30% e l'iShare Electric Vehicle Driving un più 29%.
Fondamentalmente ho messo dei take profit non automatici, degli avvisi di prezzo per questi due ETF. Nel momento in cui raggiungeranno quella soglia, mi andrò a liberare delle posizioni. E questo è un po' tutto quello che è il mio portafoglio in questo momento. Ovviamente, ci tengo a ripetere che questi non sono mai consigli finanziari, ma sono semplicemente delle esternazioni dei miei investimenti, di quelli che sono i miei investimenti, di quelli che sono i miei programmi a lunghissimo termine. Poi ognuno ha la sua strategia e ognuno la porta avanti come meglio crede. Prima di andare, volevo comunque ricordare che se questo video è stato di tuo gradimento, puoi lasciare un pollice in su e se sei nuovo sul canale, iscriviti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Ti ricordo che ogni martedì e ogni venerdì pubblico un video nuovo. Da aprile, da adesso, comincerò di nuovo a ripubblicare i miei articoli su www.risparmioinvesto.com e sul canale YouTube. Ricomincerò con le live alternate Buonanotte Mercati e Rizza le orecchie, perché le avevo interrotte proprio per il mio trasferimento. E ovviamente anche su Instagram mi puoi trovare quando vuoi, io underscore risparmio. Bene, siamo arrivati anche alla fine di questa panoramica dei miei investimenti per il primo trimestre del 2021, che mi sta dando delle ottime soddisfazioni, sono contentissimo. Non ho guardato il portafoglio quasi mai e questo mi ha aiutato un po' a crescere di più di quello di cui avrei pensato. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!